un saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv, siamo qui in compagnia di una importantissima premiata, Ida Elena De Razza, e il premio prestigiosissimo. Che cosa si prova in una serata così, nell'anno dell'anniversario di Federico Fellini, avere un premio di questa importanza? Cosa posso dire? Sono onoratissima e sono convinta che mi porterà fortuna, perché una situazione del genere in questa cornice, con questa atmosfera così sognante, così onirica, parlando di Federico Fellini, per un artista non può che essere la cornice migliore in assoluto. E poi per me è un mito Fellini, voglio dire, io soprattutto faccio concerti all'estero, spero di farne prossimamente anche in Italia, ed è uno dei più grandi nomi per i quali siamo conosciuti, e questa cosa mi rende molto orgogliosa. Perché ricordiamo, tu sei un'importantissima cantante, in particolar modo diciamo ultimamente su che cosa hai lavorato e se hai progetti per dare alla tua voce diciamo un taglio immaginario come quello di Fellini. Beh, allora, innanzitutto questa sera presento il mio nuovo singolo, edito dalla Joseba Publishing. Il brano si chiama Vicini d'Oceano ed è stato arrangiato dal maestro Pinuccio Pirazzoli, scritto da me. E che dire, l'album di cui farà parte questo singolo è tutto un album atto a rappresentare la soglia tra la verità e il sogno, in maniera però molto concreta, che parla di tutti i giorni, delle problematiche di tutti i giorni, un po' in maniera sognante, come sono io in realtà. E diciamo, come stile musicale, questo nuovo disco, che sonorità? Allora, sonorità molto miste, perché per la prima volta io ho sempre fatto musica folk ed etnica, in particolare irlandese, però ho cominciato a vertere di più anche sulla techno, tra virgolette, sulle sonorità techno e trap, vediamo cosa succede. E diciamo che il trade union tra il folk e questa trap sarà il reggaeton. Un'ultima domanda, a chi vuoi dedicare questo premio? Lo voglio dedicare alla mia famiglia, perché è la mia famiglia di artisti che mi ha permesso oggi, insomma, nella mia carriera di fare quello che ho fatto, mio padre Armando De Razza, mia madre Fioretta Mari, al mio caro amico Antonio Moretta che mi ha invitato qui e sono molto orgogliosa e contenta di esserci, e a tutti gli altri artisti che come me vengono guidati dai grandi che ci sono stati prima. Grazie a Ida Elena De Razza, un saluto ai telespettatori e buona serata. Grazie, grazie mille.